meraviglioso sei, chi è pari a te, Gesù? Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà. Stato ogni parte di me, meraviglioso sei. Padre di grazia, nessun altro è come te. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai, hai conquistato ogni parte. Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di Podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino, per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno. Come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica.
luce di Cristo, per la Chiesa di Torino, Dio ti benedica in questa bella giornata. Oggi è 30 settembre 2017. Siamo finalmente arrivati alla fine del mese di settembre. E fratelli, un qualcosa di speciale, e prendiamo un minuto in questa mattina per ringraziare al Signore. Signore, ti ringraziamo in questa mattina per il tuo immenso amore, tu completa fedeltà verso di noi, Signore. Grazie per la tua misericordia oggi, e grazie per aiutarci, aiutare alla tua Chiesa a camminare nella tua grazia. Grazie, Signore, per questo tempo intimo con te. È un bellissimo appuntamento, è un appuntamento storico nel nome santo di Gesù. Fratelli, pace di Cristo, stava molto emozionato nel Signore, pieno del suo Santo Spirito, guardando indietro i primi 60 giorni di questo appuntamento alle 5:30 della mattina. Ogni giorno è stato un giorno alla volta. Dal 31 praticamente, dal 31 di luglio abbiamo iniziato con l'episodio numero 100, e un giorno dopo un altro giorno abbiamo fatto questo appuntamento alle 5:30 della mattina, con una benedizione, un ringraziamento e forse una parola che ha potuto cambiare, che può cambiare e che può cambiare in un futuro un cuore per Cristo, una decisione per Cristo, un discernimento, forse può portare una parola rema a una situazione critica e cambiare un giorno per il Signore. Io prego per i prossimi 31 giorni nel mese di ottobre, e che se il Signore lo permette possiamo migliorare questo appuntamento sempre in Cristo Gesù, non solo nell'ambito tecnico ma anche soprattutto da parte mia, l'ascolto della sua voce, della sua volontà, specificamente per la direzione della Chiesa di Torino e Milano, il bello Piemonte, la bella Lombardia. Ringrazio il Signore non solo per il staff che lavora insieme a Torino, ma la Chiesa anche guidata dal Signore e il suo servo, il nostro caro fratello Alessandro Bracutto a Milano. Aiutaci tu, Signore, giorno dopo giorno,
un giorno alla volta, ad essere un messaggero di pace, non un messaggero di confusione. Apparta la confusione, la distrazione, apparta il conflitto, che a volte è semplicemente inevitabile, ma aiutaci sempre ad essere un portatore di pace, un messaggero di pace. Chi cerca la pace è lontano del conflitto. Chi porta la pace sa guidare il conflitto verso la pace. Chi è un portatore di pace semplicemente sa quando essere in silenzio e pregare. E pregare, e pregare. Che sia il Signore chi gestisca il cambio nel cuore di una persona e non una manipolazione umana. Il creare un discepolo è un discorso molto serio. E abbiamo una grande responsabilità nel discepolato, formando messaggeri di pace. Quindi, fratelli, abbiamo 31 giorni nel mese di agosto e 30 giorni nel mese di settembre. Possiamo prendere, per dare un esempio, il 1° di ottobre o il 15 di ottobre, non solo avere l'abilità di ascoltare la parola di Dio quel giorno, ma anche è bello poter andare indietro e guardare quello che si è parlato un mese prima, 2 mesi prima, nello stesso giorno. Per esempio, questa guida possiamo utilizzarla in un futuro di tante maniere, soprattutto la nostra successione apostolica. Forse sto parlando a una generazione che arriverà, e il Signore lo permetta, se la sua venuta non è stata effettiva nei prossimi, per dire una data, tra 10 anni, nostri figli avrà una seguente generazione che può tornare indietro e ascoltare il fondamento della sana dottrina, il fondamento del timore del Signore. E penso che questo è importante nel Signore. Quindi, con tutto il nostro amore verso il Signore, con tutta la nostra nostro camminare in santità, oggi finiamo il 2° mese di questo bellissimo, straordinario appuntamento con il Signore, presto al mattino. Io prego che per chi ascolta ha avuto prima un tempo privato con il Signore, forse questo è un appuntamento per spingerti, per incoraggiarti, avere questo momento da soli con il Signore dopo che abbiamo finito. Non è un lungo appuntamento, parliamo forse 15 minuti, 30 minuti, poche volte siamo andati alla ora completa. Dal 17 di settembre
abbiamo iniziato un percorso molto particolare insieme in questo appuntamento. Semplicemente ho preso una lista nuova, un programma nuovo di come leggere la Sacra Scrittura, la Bibbia, la parola di Dio, la straordinaria parola di Dio, cronologicamente, un giorno alla volta, per un anno. E iniziando da settembre 17, se in una data futura voi andate alla cartella One Day del sistema di archivio digitale che utilizziamo da questo Spreaker, potete guardarne la cartella che abbiamo iniziato con il libro di Esdras. Dopo abbiamo fatto Ageo, Zaccaria, Ester, Neemia, in quattro basicamente appuntamenti, e Malachia. La lettura giornaliera della parola di Dio con questo programma forse prende 15 minuti al giorno ad ascoltare, forse prende mezza ora, o forse se volete ascoltare o sentite ascoltare un libro completo, abbiamo trovato in mezzi pubblici come YouTube, per esempio, la lettura di un libro completo. Abbiamo preso con quella informazione che è disponibile, lavori che sono i mezzi disponibili a tutti, della stessa maniera che liberamente possiamo utilizzare una pubblicazione senza costo, della stessa maniera provvediamo questa informazione per l'edificazione della Chiesa, come per esempio poter ascoltare il libro di Neemia completo o poter ascoltare per capitoli, nel senso del programma che abbiamo. E per esempio nel libro di Malachia potete ascoltare semplicemente tutto il libro di Malachia oggi, e vedrete anche l'ascolto e l'inserimento di questo completo. Nel sito, mi diceva il fratello, il nostro caro copastore, ministro Enzo Luongo, è un operatore, un operaio straordinario nel multimediale, fondatore, creatore di tutta questa struttura digitale insieme, lavorando insieme non solo con me ma anche con il fratello Alessandro, facendo una straordinaria squadra multimediale per l'edificazione della Chiesa. E il sito, mi diceva il fratello, antioca.it è stato aggiornato ieri, anche l'applicazione, e ricordate, tutto cambia in questo tempo di un giorno all'altro, quindi ci sono aggiornamenti che saranno molto importanti nei prossimi giorni, nella prossima settimana, in questo mese che entra ottobre, nel nome di Gesù, per l'edificazione della Chiesa. Per esempio, via l'applicazione potete guardare di una maniera molto facile e straordinaria ogni video registrato nella Chiesa. Abbiamo una cartella piena di edificazione per la Chiesa, nel nome di Gesù. Ieri, per esempio, mi ha colpito tanto una scrittura che ha inviato la sorella Alessia, e di questa maniera vorrei semplicemente stabilire due punti in questa giornata. Nel libro di Giacomo, capitolo 1, del verso 12 al verso 18, la parola di Dio dice, ascoltate bene, perché forse
una parola che parlerò può toccare una situazione nella tua vita oggi, l'ha toccato nella mia vita ieri, e della stessa maniera che la ricevo come una parola del Signore, della stessa maniera la condivido adesso. Giacomo capitolo 1 verso 12 al verso 18. Beato è l'uomo che sopporta la tentazione. Benedetto è l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Nessuno quando è tentato dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. Ciascuno piuttosto è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato, e il peccato, quando è consumato, produce, ti porta alla morte. Che straordinario incoraggiamento arriva al verso 16, quando la parola di Dio dice: non andate fuori strada, fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende dal Padre della luce, nel quale non c'è variazione né ombra di cambiamento. Di sua volontà egli ci ha generato con una parola di verità, perché noi fossimo come una primizia delle sue creature. Tante volte, della maniera in che la parola di Dio è tradotta e interpretata con le diverse versioni, e ci sono versioni che semplicemente sono una interpretazione, come per esempio in italiano la Bibbia della Gioia, la versione interconfessionale è chiamata così, ma Dio è meraviglioso. Dio arriva sempre in tempo. Se può vivere in completa santità e perfezione in Cristo. E sapete quando lo facciamo, fratelli? Lo facciamo quando facciamo il meglio per amare al Signore. E se tu volete dimostrare, una maniera di dimostrare questa santità, questo amore verso il Signore, e con la lode, con la nostra fedeltà al suo amore, con la nostra adorazione. Noi vogliamo essere ascoltati dal Signore. Giovanni capitolo 9 verso 31, la Bibbia della Gioia dice così nel verso: ma noi sappiamo che Dio non ascolta i malvagi. Dio non ascolterà mai un peccatore. Quelli che praticano il peccato nella sua conoscenza. Testualmente il verso dice: ma noi sappiamo che Dio non ascolta i malvagi, esaudisce invece quelli che li adorano e fanno la sua volontà.
quelli che li adorano. Introduce questa interpretazione della parola di Dio, questa traduzione secondo i traduttori di questa versione, esalta per me la parola quelli che li adorano. Per esempio, le adorano in spirito e verità e fanno la sua volontà. Questo verso risalta la parola adoratore, quelli che li adorano, il che adora al Signore. Questo che è interessante che ho scoperto ieri è che se vado a Giovanni capitolo 9 verso 31, per esempio al sito The Blue Letter Bible, dove posso trovare il verso nella King James e dopo con il lexicon fare un collegamento diretto alla maniera che sta scritto nel vecchio antico greco, la parola menziona worshippers of God, adoratore di Dio. E curiosamente la versione CEI, Nova Diodati, riveduta, la vecchia Diodati e la nuova riveduta, la Bibbia Tilch, la interconfessionale, dice praticamente nello stesso verso che invece Dio ascolta a quello che è timorato di Dio, a quello che teme, ma anche curiosamente menziona la parola quello che è pio, e la traduzione letterale di pio vuol dire quello che adora al Signore. E questo l'ho scoperto praticamente ieri. E rimango stupito di come posso in questa versione trovare il vero senso come ha stato scritto questo verso, quando dice il Signore esaudisce quelli che lo adorano e fanno la sua volontà, invece di dire che il Signore ascolta quelli che lo temono. E sicura, è ovvio che chi adora in spirito e in verità, stiamo parlando di una persona che veramente è timoroso di Dio, che è veramente pio verso il Signore. Piccolo punto importante per arrivare al libro di Malachia, perché fratelli, il libro di Malachia, ci sono due parole che risaltano straordinariamente del carattere di Dio: uno, il suo amore, e due, la sua fedeltà. Dalla prima pagina della Sacra Scrittura alla ultima, questi due attributi del carattere di Dio sono evidenti, evidenti specialmente nel libro di Malachia. Il Signore dice: io vi ho amati, dice l'Eterno, Malachia capitolo 1, si posso leggere questi primi 5 versi del capitolo 1, dice nella Nuova Diodati: è l'oracolo della parola dell'Eterno rivolta a Israele per mezzo di Malachia. Vuol dire un messaggero di pace, un messaggero del Signore, uno che porta la parola, il messaggio verso il suo popolo
e questo messaggero è scelto da Dio. E dice nel verso 2: io vi ho amati, dice l'Eterno. Potete credere, fratelli, che la Scrittura dice: ma voi dite, questo è il Signore parlando, in che cosa ci hai amati? Esau non era forse fratello di Giacobbe? Dice l'Eterno. Tuttavia io ho amato a Giacobbe e ho odiato Esau. Ho fatto dei suoi monti una desolazione e ho dato la sua eredità agli schiaccali, scusate che non so come dire quella parola in italiano, del deserto. Alleluia, alleluia. Il verso 5 dice: i vostri occhi vedranno e voi direte: l'Eterno è magnificato oltre i confini di Israele. Quindi, fratelli, se posso dire questo, del libro di Malachia è un libro che dimostra l'amore e la fedeltà di Dio verso il suo popolo. Il Signore ama al suo popolo, il Signore corregge al suo popolo, il Signore disciplina al suo popolo, il Signore porta il suo popolo alla vittoria. Serviamo un Dio che veramente è amore. È un Dio che ama. È un amore dichiarato quando il Signore dice: io vi ho amati. Alleluia. Io vi ho amato. Il Signore ha amato al popolo di Israele di una maniera molto particolare, portando il suo popolo della sua mano. E l'amore, posso dire, del Signore è il motivo per il quale ovviamente il Signore mantiene le sue promesse. Ma possiamo guardare come questo amore è rinnegato. È l'amore che è stato dimostrato diventa un amore rinnegato del suo popolo. Ma dopo il suo popolo riconosce non solo il suo amore, il Signore ci dà l'abilità di come ristorare questo amore e riconoscere non solo l'amore del Signore, ma anche la sua fedeltà. Si è mantenuto, si mantiene, si manterrà fedele alle sue promesse. La fedeltà del Signore non può essere mai messa in dubbio. Può il suo popolo dire: è inutile servire a Dio, è inutile tutta questa roba della Chiesa, o questo che ascolto, o questo che si dice. Pace di Cristo. Gloria al nome di Gesù. La fedeltà del Signore è straordinaria verso il suo popolo. Non solo è un amore, ma anche una fedeltà dimostrata nella sua parola.
Dio vi benedica grandemente, fratelli. In questa giornata ringrazio il Signore per questo tempo che possiamo passare insieme e vi invito con tutto l'amore di ascoltare il libro di Malachia in giornata. Dopo la puntata, sicuramente in una mezza ora, potete vedere o guardare il blog, dove non solo sarà come accedere a queste parole di questo appuntamento, ma anche l'ascolto del libro di Malachia. Nel nome di Gesù, Dio benedica il tuo sabato per quelli che stanno lavorando, e i fratelli di Torino nel mercato, Dio vi benedica, Dio prospere ogni vendita oggi al fratello Fabio, al fratello Bruno, al fratello Famularo. Dio vi benedica, Dio prospere ogni operaio che lavora per il Signore della Chiesa locale a Torino, ma anche locale a Milano. Dio benedica specialmente al nostro caro ministro Bracuto, alle coppie che piano piano si inseriscono nel lavoro evangelistico come portatori di pace, al fratello Victor, a tutta la squadra bella, perseverante, costante, ubbidente del popolo di Dio per la bella Lombardia. Dio vi benedica grandemente, fratelli, in questa giornata. Prego che forse una parola possa essere di incoraggiamento. Forse avete ascoltato una parola rema oggi per te e che possa cambiare un qualcosa nella tua giornata. Dio ti benedica.